Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo tini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spierto, e ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giucce presuntuosi. Anno nuovo, vita nuova. Cari amici, per noi l'anno nuovo non inizia il primo gennaio, per noi cristiani inizia oggi, la prima domenica d'Avvento. Riprendiamo il nostro cammino incontro al Signore, come il foglietto ci dice oggi, vedete il colore viola, la domenica, prima domenica di Avvento, 27 novembre. Andiamo incontro al Signore che viene. Ecco, carissimi amici, questo è il punto. Il Signore viene e vuole entrare nei nostri cuori. Ecco, come dico nella canzone Il Mendicante, cosa ci dice Gesù? Cosa ci chiede? Lasciami entrare a guarire il tuo cuore ferito. Sono io che l'ho fatto così. Un abisso infinito, assetato d'amore, bellezza, chiede sempre verità. È un desiderio inesauribile di felicità. Lasciami entrare, ti porto la pace che cerchi. Nessun potere, piacere potranno mai darti. Le fatiche e i dolori però io non te li risparmio. Solo io posso dirti chi sei, che non finirai mai. Ecco, noi siamo nati non per vivere su questa terra un tot più o meno piccolo o grande. Ecco, noi siamo stati creati per l'eternità. Allora, in questo inizio di Avvento ascoltiamoci questo canto. Il titolo sono le parole di Sant'Agostino. Ecco, Sant'Agostino quando fa l'incontro con Gesù, se ne viene fuori con questa espressione, adesso ho capito, si rivolge a Dio e dice: tu, oh Dio, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ecco, nessun potere, soldi, piaceri, successi, premi Nobel che possiamo ottenere ci possono dare la gioia dei bambini. Ecco perché Gesù dice: se non ritornerete come bambini. Allora ci sono tanti uomini, tutti gli uomini cercano Dio e cercano Gesù. Ecco, però non se ne rendono conto, questo è il mistero. Come diceva Don Giussani, il fatto che Cristo esista, che Dio si sia fatto uomo, chi sia, dove sia, quale strada per arrivare a Lui, non è vissuto che da pochissimi. E anche questi pochissimi, come me, spero anche come te, spesso però siamo infiltrati e bloccati, paralizzati dalla mentalità di questo mondo. Ma Lui non si stanca di continuare a venire, e la Chiesa c'è per questo nel mondo, ci ripropone un altro anno alla scoperta, alla ricerca e alla scoperta del vero volto di Dio, che è Gesù, questo bambino che nasce in una grotta al freddo, al gelo, Lui l'Onnipotente. Allora ascoltiamo questo canto. Qualche cosa da fare, qualche cosa da avere, per cercar di colmare questo vuoto che è dentro, questa voglia profonda, questa fame gigante più grande del mondo. E più cose si fanno, e più cresce l'affanno, e più cose si hanno, ma c'è sempre un malanno. Viene voglia di urlare, voglia di bestemmiare,
non si riesce a capire perché tanto soffrire. Poi un giorno qualunque, giorno bello e imprevisto, d'improvviso ti imbatti in qualcuno mai visto, che ti guarda in un modo che ti penetra il cuore, finalmente incominci a scoprire, a capire. Il mio vero e profondo bisogno, stavo cantando, amici miei. Allora, amici miei, parliamoci chiaro. Il problema è che Dio ormai ha fatto tutto, ecco, ma noi facciamo fatica ad accogliere, anche noi che lo abbiamo incontrato, io l'ho incontrato 33 anni fa, 26 anni fa sono stato ordinato sacerdote, ma non si può campare di rendita, perché la vita è adesso, come cantava il Baglioni, no, la vita è adesso, io voglio, sono curioso se invecchierò, vedere come vivrò la vecchiaia. Ho davanti ai miei occhi Giovanni Paolo II, Don Giussani, che anche alla vecchiaia, acciaccatissimi, pieni di malattie, ecco, però avevano quella luce, quella forza nel cuore. Chi gliela dava? Chi gliela dava? Loro che si sforzavano. Ecco, perché? Perché Gesù deve rinascere continuamente in noi, non possiamo campare di rendita. Perché è solo lui che o a 20 anni, o a 30 anni, a 40, 50, anzi, mo mi viene in mente la targhettina di ceramica che era dal barbiere quando ero giovanotto, che c'era scritto a 30 anni a una forza che spaventa, a 30, ecco, a 30 una forza che spaventa, a 40 c'è forza ma non tanta, sulla cinquantina una spina ogni mattina. Io mo sono alla vigilia dei 60, ma andando avanti, amici miei, la salute, c'è la vecchiaia, per quanto possiamo stare bene, però pur, come si chiama quello lì, Veronesi, qualche giorno fa è andato in giro, ha fatto tante cose belle, tante cose buone, sulla ricerca per il cancro, no, però pure lui se ne va, c'era Don Verzè, pure quello del San Raffaele a Milano, che ha detto che voleva campare 120 anni, non ci è arrivato. Per quanto ci diamo da fare, amici miei, qua siamo di passaggio. Ecco, Dio ha mandato il suo figlio a farci sperimentare quello che sperimenteremo tutti, il nostro vero profondo bisogno che nessuna madre, padre, moglie, marito, amico può soddisfare, lo soddisfa Dio attraverso l'incontro con Gesù, suo figlio. Quando incontriamo Gesù, finalmente incominciamo a capire che cosa ascoltiamo. Il mio vero e profondo bisogno è di essere figlio, e di esserlo sempre e comunque, anche quando io sbaglio. Il mio vero e profondo bisogno è di essere amato, e di esserlo sempre e comunque, perciò sono nato. Il mio vero e profondo bisogno e di essere eterno. Chi ci ha fatti così, siete d'eternità. Sfuma! Ecco, amici miei, quanto è bella questa immagine, questo sguardo della madre sulla figlia. Allora ripercorriamo, ecco, insieme questa liturgia di questa prima domenica di Avvento, che è bellissima. Sul foglietto lo possiamo seguire. Vedete? A te, Signore, elevo l'anima mia, l'introduzione a questa liturgia. Mio Dio, in te confido, che io non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. Ecco, pensare che questa preghiera, questo salmo, ancora i nostri fratelli ebrei, ecco, loro non è che hanno accolto Gesù come figlio di Dio. Hanno accolto Gesù, chi lo ha accolto e chi lo ha preso in considerazione, lo hanno accolto come un profeta,
un uomo di Dio, un uomo mosso dallo Spirito di Dio, ma i nostri fratelli ebrei, i nostri fratelli maggiori, non hanno accolto Gesù come il Figlio Eterno di Dio, perché il Figlio Eterno di Dio non può nascere in una stalla, non può morire inghiovato a una croce in mezzo a due delinquenti, perché è Dio. No, amici miei, il nostro Dio, il vero Dio è questo, è il Dio di Gesù Cristo. E nella preghiera della colletta noi diciamo: o Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Ecco, amici miei, nella canzone, all'ultima strofa dico: il mio vero e profondo bisogno, ma anche il tuo, è di essere eterno. Perché non si vuole morire mai? Perché Dio ha messo nella nostra natura il desiderio dell'eternità, di non morire mai, e non moriremo mai. Possiamo morire a questa vita. Ecco, a chiove a morire un c'è niente, si può morire da un momento all'altro. Ecco perché io delle volte vi saluto e vi dico: arrivederci alla prossima domenica, ma sembra Dio piacendo, e se avessete mancare, mancasse per me, perché chi ha fatto l'incontro con Cristo non sa che cosa desiderare più. San Paolo diceva: io non lo so, certe volte sarebbe meglio per me morire a questa vita e andare da Gesù. Però se devo rimanere, rimango. Il mio vivere è Cristo. Morire è un guadagno. Questo dovremmo desiderare, di non tanto dirlo a parole, cavucca è una ricchezza, ma a testimoniarlo con la nostra vita, che morire è un guadagno, perché non è che lasciando questa vita che cosa perdiamo? Non perdiamo nulla, a parte il fatto che gli anni della nostra vita, anche per noi cristiani, continuano ad essere 70, 80, 90, ma per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, delusione, passano in fretta e noi ci dileguiamo. Se non fosse venuto Gesù, e cosa saremmo, cosa sarebbe la mia vita? Io molto probabilmente sarei uno dei tanti depressi che ci sono in giro, e tanti paurosi, con attacchi di panico, con la paura del futuro, perché senza Cristo, amici miei, dove andiamo? Allora, la prima lettura è dal libro del profeta Isaia, ecco, bellissima, messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme, che parla della fine dei giorni. Il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio di Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti e arbitro fra molti popoli. Ancora gli ebrei aspettano, amici miei, e noi che aspettiamo? Spezzeranno le loro spade e le loro e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Quello che dice il profeta Isaia, carissimi amici, si compie in chi incontra Cristo. Perché chi incontra Cristo smette di fare la guerra con chi gli sta vicino, forse anche il fratello, la sorella, il padre, la madre, il figlio. Perché c'è sul lieto che pure tra la stessa famiglia, lo stesso sangue, amici miei. Perché senza Cristo, Caino ammazzato Abele. Non diciamoci fesserie, amici miei. Noi andiamo incontro con gioia, incontro al Signore, perché il Signore, solo il Signore può portare la pace nel mio cuore. E io allora spezzo le mie armi di guerra. Sapete qual è l'arma di guerra più potente, più brutta, più terribile che abbiamo tutti quanti gli uomini? Su muscoletto che ha la lingua, che certe volte sarebbe meglio tagliarla. Io certe volte dico: Gesù, mettami su una seggia a rotelle, toglimi la capacità di parlare, perché a me l'importante è che tu stai, ti sento vicino a me, non solamente nella gioia, ma anche nel dolore. Non solo nella salute, ma anche nella malattia, perché questo è il vero Dio che dobbiamo incontrare e rincontrare continuamente. Perciò andiamo
con gioia incontro al Signore. La Chiesa ci fa chiedere in questo tempo di, ci invita ad essere più vigili nella preghiera. La preghiera non è dire le preghiere, ma riflettere, amici miei. Andiamo con gioia incontro al Signore. E questa è la gioia. Andremo alla casa del Signore già. Allora, quindi un sacrificio si fa per andare. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele. Là sono posti i troni del giudizio. Ecco, chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che, là, che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su di te sia la pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Ecco, quando è che c'è la pace, carissimi amici? Quando si incontra Gesù. Ecco, oggi è domenica, ma chi va in chiesa incontra Gesù. Gesù dice oggi in tutte le chiese, anche lo dice adesso qui a te che stai ascoltando, magari sei nel letto, pieno di dolore, soffre, sei in casa solo, qualcosa è andato male. Gesù dice, ti lascio la pace. La mia pace, perché io non guardo ai tuoi peccati e non guardo manco ai peccati di quelli che ti hanno fatto male, ma guardo alla tua fede. Se tu hai un pizzico di fede, io ti risollevo in qualunque condizione sei. Ecco, questa è la fede che ci manca, amici miei. Allora, seconda lettura, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Quanto è bella questa qua, fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Ecco, perché non si può il tempo che passa è per avvicinarci, carissimi amici, al Signore. La salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti, di 33 anni fa per me. Tu fatti i conti tuoi, se c'è stato questo incontro con Cristo, se non c'è stato, cerca. Bussa, chiedi, perché Gesù lo dice, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Ecco, bisogna svegliarsi, amici miei, perché chi dorme non piglia pesce, non piglia il pesce vero che ci sazia è Gesù Cristo. Allora, la notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente. Come in pieno giorno, perché aria chiara non ha paura di tuono, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussuria e impurità, non tra litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Ecco, questo quando, per quanto riguarda la liturgia, no? Le belle liturgie tutte compite, va bene, mi vanno benissimo. L'importante è che dopo della liturgia poi non si fanno le orge. Non si fanno non ci sono le ubriachezze, non si scongiuda, amici miei. L'importante è che facciamo i santari e le chiese e le diavole alla casa, i depravati. Ce ne possono essere. E dobbiamo vegliare tutti, perché siamo tutti deboli. Quando veniamo toccati agli sordi e ai piaceri della carne, amici miei, perdiamo tutti i calibri, tranne se non siamo in grazia di Dio. Ecco, allora forza, il Vangelo. Gesù in quel tempo dice ai suoi discepoli, come furono i giorni di Noè, o diluvio universale, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prigliavano mogliera, prigliavano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora, due uomini, ecco, quando viene il diluvio, anche il diluvio della misericordia, amici miei, perché adesso noi siamo, non ci sarà nessun castigo più, nessuna punizione, perché tutto è già stato salvato da Gesù Cristo con la sua morte. Quindi quando ci presenteremo davanti a Dio non potremo dire niente, il segno ce l'ha dato. E ci sono alcuni ancora che purtroppo non lo conoscono in modo giusto, l'annuncio cristiano, perché l'annuncio cristiano non è un annuncio verbale, è un annuncio di testimonianza. Se non si vedono uomini che hanno lo spirito di Cristo risorto, è impossibile entrare in questa ottica, amici miei. Gesù sulla croce ha compiuto tutto, è morto ed è risorto, e c'è salvezza per tutti. Allora, coraggio. La salvezza è offerta a tutti, però
uno viene preso e un altro lasciato. Perché? Perché l'altro dorme, perché l'altro è preso dai suoi affari, dalle sue cose, è più importante la salute, è più importante un sordo, è più importante i chiuriti che c'ha che non la volontà di Dio. E quindi viene lasciato. Ha voluto la bicicletta, mo pedala. Ecco, allora due uomini saranno nel campo, tutti ci siamo giù un mondo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato, perché questo dipende da Dio, no? Dipende da te, dipende da me, se vogliamo essere presi o lasciati. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, quando celebro in carcere è simpatico dire queste cose qua, non si lascerebbe scassinare la casa. I ladri vanno quando non c'è il padrone di casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Ecco, mia sorella ha messo l'allarme alla casa, è preoccupata che ci vanno i ladri alla casa. Ha fatto bene, ma l'ha messo l'allarme per difendere quel pizzico di fede che magari gli è stata data il giorno del battesimo. Questo è il problema, carissimi amici. Noi che cosa facciamo per difendere, per custodire, per alimentare la nostra fede? Dicimo una verità, facciamo poco e niente. E il Signore che fa? Ci punisce. No, ci lascia fare. Figli, non costringe nessuno il Signore, ci lascia liberi. Ecco, noi, amici miei, facciamo troppe cose senza ci pensare. Diciamo troppe cose ma senza capire amore, libertà, uguaglianza, solidarietà. Ma tu capisci che significa? Facciamo troppe cose, diciamo troppe cose senza pensarci. Vulimo troppo. Avimo troppo, non accattiamo troppe cose, ma non bastano, siamo sempre insaziabili. Poi vediamo tante cose, ma senza guardarle con attenzione. Stiamo vedendo tutti sti fratelli, sti profughi, sì, ci saranno qualcuno, pochissimi, che su delinquenti, su farabutti, ma la maggior parte sono uomini disperati, sti profughi, che vengono da altre parti dove si sta male, guerra, carestie, fame, no? E vengono sfruttati. E noi li vediamo ma senza guardare, senza immedesimarci. E se facciamo qualcosa è proprio ridicola. Quante cose capidimo ma senza guardare con profondità. Quante cose capenziamo ma un vulimo di... Quante cose che toccavo, quante cose che provavo, si va in giro, come ora fanno un ristorante nuovo, un altro chiuri, tutti c'è la novità continua, una cosa, un'agitazione continua, ma non c'è soddisfazione. E io ero sempre soddisfatto quando mamma andava a casa e mi cucinava sempre le stesse cose, tutti in giro le cose di, ma tutte se ricette, se cose, ma si condivido. Quello che ci fa contenti non sono tutte queste cose, carissimi amici, una sola. È la cosa che ne possa saziare. Una sola e un se può nemmeno immaginare. Io che sembra s'ammucciare, come 2016 anni fa, si è ammucciato già chi la stalla, già chi lo spicone, anche oggi nella tua vita, nella mia vita, s'ammuccia dove tu pensi, dove non c'è, ecco, i genetti, i genoni di Natale, alberi di Natale, prese picchi, non c'è Gesù là, non c'è Dio, amici miei. E lui si nasconde, io che sembra s'ammucciare, lì dove noi non pensiamo che ci sia, io che sembra s'ammucciare, ma prima o poi si fa trovare, rispettando sempre tutta quanta la libertà, a mia e la tua. Uno solo è lo segreto della felicità, uno solo è lo tesoro che sa de trovare, è un amico, ecco questo amico, il vero Dio. È un amico vero e antico che c'è dall'eternità, che è venuto a ne trovare e a ne dire tutta quanta la verità mia, la verità tua è che siamo figli di Dio, amici miei. E Dio ci ama, Dio è il nostro Padre, questo è il desiderio di Gesù. Allora iniziamo questo tempo d'avvento sperando veramente contro ogni speranza che possa rinascere il Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nei nostri cuori, quindi nelle nostre famiglie e nei luoghi dove viviamo, perché questo mondo abbia
una speranza, che ci sia una luce. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta, nel mio cuore, nella mia stalla puzzolente, al freddo e al gelo, ma per manifestarti agli altri, per dire coraggio, non temete, non abbiate paura, io ho vinto il peccato e la morte. Ecco, buon cammino di avvento, amici miei carissimi, arrivederci alla prossima domenica, a Dio piacendo, e se proprio avessete mancato, mancasse per mia. Vi saluto tutti, ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna, e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come se spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sembra puzza sul tuo naso, facci mancare a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti